Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi, in questo caso economici. Né gas, né petrolio, né carbone, niente. È impossibile isolare la Russia. Tutti dicono la Russia usa energia come arma, è una sciocchezza. Non siamo noi a bloccare Nord Stream. La Polonia ha bloccato per le sanzioni. Si sono messi all'angolo da soli, basta che ce lo chiedete e noi schiacciamo domani il pulsante per attivare Nord Stream 2. Puntiamo ad abbassare i costi del gas e quindi proporremo un price cap per il gas russo. Sappiamo tutti che le nostre sanzioni stanno incidendo profondamente sull'economia russa, con un pesante impatto negativo, ma Putin sta in parte tamponando con le entrate dei combustibili fossili. Quindi qui l'obiettivo è tagliare le entrate della Russia, che Putin usa per finanziare la sua atroce guerra in Ucraina. Non ascoltiamo più le sue minacce, restiamo solidali. Because Russia is an unreliable supplier. La settima luna era quella del Luna Park. Il vero progetto di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni è in quel discorso in Spagna, non in quello che sta dicendo oggi in una campagna elettorale nella quale modera i toni. Un discorso fatto di fronte alla platea di Vox. Vi dico solo che nel programma del PD per il governo dei prossimi 5 anni si parla di Giorgia Meloni. Cioè questi nel programma loro parlano di me. Cioè se io decido di smettere di fare politica, loro non hanno un programma per i prossimi 5 anni. Era il cuore di un disgraziato. Perché non è di destra in questo paese solo la Meloni, Salvini e Berlusconi, è di destra anche chi fa il job act della buona scuola, che rompe l'articolo 18, il titolo quinto, che privatizza tutti i beni. Sull'ambiente sia la sostenibilità, no all'ideologia, che vuol dire sia alle rinnovabili, ma sia anche a tutto ciò che serve per arrivare alla transizione. Quindi sì oggi al gas, sì alle infrastrutture che servono, sì alla nave rigassificatore a Piombino, sì, quando eravamo al governo, al TAP. Io comunque sono venuto, adesso se mi indicano una casa di Salvini vorrei vedere se c'è lo spazio per una centrale nucleare sotto casa sua. Con le mani sporche di carbone. Buongiorno cari telespettatori, una copertina che incrocia due temi, quello del gas, la questione energetica con la campagna elettorale che come sapete si incentra molto, no, sulle difficoltà di famiglie e imprese proprio in seguito al prezzo crescente soprattutto del gas. C'è una contrapposizione, insomma l'abbiamo vista plasticamente, tra la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Presidente Putin, che minaccia appunto, nel caso sarà varato questo tetto al prezzo del metano, minaccia di non fornire più all'Europa né gas né petrolio. Intanto domani c'è una riunione importante dei ministri dell'energia europei. E diciamo questo contesto ha già fatto sì che questa mattina alla borsa di Amsterdam il prezzo del gas sia sceso per la prima volta dal 9 agosto scorso sotto i 200 euro al megawattora, che è ancora una cifra gigantesca, ma insomma dà un po' il clima che si sta respirando. Poi c'è appunto tutta la campagna elettorale che è entrata nel vivo, insomma mancano poche settimane al voto del 25 settembre. E anche qui si fa più feroce la contrapposizione tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Le parole di Letta le avete sentite. Letta dice un no grande come una casa al presidenzialismo. Dice una cosa in più, dice il vero scopo del centrodestra se vincerà le elezioni è quello di cacciare Mattarella, cioè l'attuale Presidente della Repubblica. La Meloni ha replicato, la sinistra è nervosa e sono surreali queste accuse che se vincesse il centrodestra rischierebbe la democrazia. Insomma, due belle questioni pesanti da cui partiamo. Intanto vi presento i nostri ospiti. Do il buongiorno all'onorevole Alessandro Zan del Partito Democratico. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Bentornato all'onorevole Federico Mollicone di Fratelli d'Italia. Buongiorno. In versione British, con queste belle bretelle. Conservatore. Eh? Conservatori hanno le bretelle. Ah, certo, allora, anche insomma nel look. Buongiorno al professor Giovanni Orsina, storico e politologo della LUIS, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei. Saluto Francesco Toscano, candidato per Italia Sovrana e Popolare,
siccome non è semplice districarsi nelle sigle, insomma, il cartello elettorale con Marco Rizzo, con Ingroia, con Gina Lollobrigida, giusto Toscano? Sì, sì, grazie per l'invito, buongiorno. Grazie a lei. Voglio partire però subito, una battuta chiedo a Zan, ma davvero lo scopo finale del centrodestra, se dovesse fare l'amplen, è mandare a casa Mattarella? Quello che propongono è un presidenzialismo, ma io non sono affezionato, diciamo, ai sistemi, perché poi ogni sistema ha le sue falle. Vediamo che in Francia, ad esempio, Macron, che è diventato presidente della Repubblica, non ha più la maggioranza assoluta, mentre vediamo che quando in una democrazia parlamentare come la nostra, e come anche la Germania, voglio dire, la Germania ha dei governi stabili nonostante abbia una democrazia parlamentare, anzi forse perché ha una democrazia parlamentare, dove la Merkel è stata presidente del Consiglio, presidente Premier per tantissimi anni, e come è stato anche Draghi, il governo Draghi ha detto chiaramente dei sì e dei no, ha governato, ha portato l'Italia anche in una situazione di ripresa economica, no? Con una ripresa sotto gli occhi di tutti, salvo poi essere stato fatto cadere per irresponsabilità. Dunque il tema non è il sistema, è la responsabilità delle forze politiche che sono in Parlamento e che alcune delle quali guardano al benessere degli italiani e altre invece ai propri interessi di bottega. Però adesso, al di là di come finiranno le elezioni, così coinvolgo il professor Orsina, ma perché Letta dice anche no a una bicamerale? No, l'altro giorno la Meloni ha detto cerchiamo di farle il più possibile condivise queste eventuali riforme nel caso vincesse il centrodestra, poi dice certo non mi farò impantanare dalla sinistra, aggiunge, no, Giorgia Meloni, però perché anche no a una bicamerale? Cioè un sistema si può cambiare. Io penso però che questo sistema si possa cambiare come noi abbiamo proposto, ad esempio chiedendo la modifica della legge elettorale, solo che il Partito Democratico, ricordo soprattutto dopo la scissione, quando Renzi se n'è andato, ha il 12% in questo Parlamento, dunque da solo non poteva fare le riforme. Ma la cosa su cui noi denunciamo un grande pericolo è che questa legge elettorale, senza dei contrappesi, con la riduzione del numero di parlamentari, può dare, qualora qualcuno prendesse il 40-45%, una stragrande un'enormità, sì, di seggi, e questo porterebbe una coalizione da sola a modificare l'assetto costituzionale, nominando i giudici della Corte Costituzionale, nominando i membri del CSM. L'avete fatta voi questa legge. Dunque questa situazione è pericolosa. È pericolosa perché? Perché in una democrazia una maggioranza non può da sola cambiare l'architettura costituzionale, perché è molto pericoloso questo anche per la qualità della nostra democrazia. Allora faccio attendere Mollicone, che era lì che freme per replicare, che poi sentiamo il professor Orsina. Professor Orsina, che pensa di questa uscita del segretario Letta? Cioè Mattarella sarebbe insomma a rischio se vincesse il centrodestra, e soprattutto non si può ragionare appunto di un sistema presidenziale, poi c'è, non so se definirlo il semipresidenzialismo alla francese, c'è il presidenzialismo statunitense, cioè si può parlare di questo o no? Ma guardi, certo che se ne può parlare, il segretario Letta è in campagna elettorale e quindi fa campagna elettorale, sì. Non è che non c'è nulla da scandalizzarsi, diciamo, è ben evidente che nel momento nel quale c'è una coalizione di destra che è, diciamo, robustamente di destra, robustamente ancorata a destra, che propone una riforma costituzionale in senso presidenziale, il tema del pericolo potenziale per la democrazia è un classico tema da campagna elettorale. Ed è ovviamente, essendo Mattarella molto popolare, il tema di dire qui è in pericolo la posizione di Mattarella è anche una carta che si può giocare in campagna elettorale. Io non sono in campagna elettorale, quindi diciamo, certo, cerco di evitare di prendere parte, però a me sembra abbastanza evidente che sono appunto argomenti di polemica politica, nel senso che da un punto di vista, diciamo, tecnico, il presidenzialismo
presidenzialismo all'americana non è una carta per l'Italia, io credo che non sia sul tappeto. Al massimo è sul tappeto il semipresidenzialismo alla francese, che sì, è un sistema perfettamente democratico che è stato sostenuto per molti anni a sinistra, quindi non è una cosa, diciamo, che non sia stata accettata abbastanza comunemente nel dibattito politico italiano. E la questione delle dimissioni di Mattarella o del voler mandar via Mattarella, a meno che non si voglia fare un processo alle intenzioni, cosa che si può sempre fare in campagna elettorale, si fa il processo, certo, alle intenzioni, è legittimo farlo, però prima che vada via Mattarella bisogna prima di tutto fare la riforma, considerando che sono 40 anni che ci proviamo e non ci riusciamo, sì. E poi dopo, anche una volta fatta la riforma, mica è scontato che Mattarella debba dimettersi, insomma è una questione, certo, molto più complicata in termini politici e costituzionali. Allora, quindi insomma, appunto, non voglio mettere i piedi nella campagna elettorale, però questi sono argomenti di polemiche elettorali, del tutto legittimi. Sì, certo. Allora facciamo così, perché è tardissimo, andiamo in pubblicità, riparto ovviamente a Mollicone, poi sentiamo anche Francesco Toscano, poi dobbiamo vedere alcune cose e parlare di anche altre cose che succedono in questi giorni, appunto, di campagna elettorale. Tra poco. Allora, intanto adesso do la replica a Mollicone. Voglio farvi vedere però questa, perché sulla rete si trova di tutto, no? E si trovano anche delle cose molto argute, molto carine. Ecco, guardate per esempio questo disegno, questa è la rivisitazione del quadro forse più famoso di Edward Hopper, no? Un grande artista americano, fatto da Le Fonderie Creative, che è un gruppo di persone che si occupa di pubblicità, di marketing a Firenze, che ha rivisitato in ottambuli. Ed è bello perché vedete in primo piano c'è il leader dei 5 Stelle Conte, si distingue credo in bicicletta Renzi, adesso io ce l'ho un po' distante, ma se siete davanti al televisore potete riconoscere bene, dal bancone spunta il volto di Berlusconi, Letta che è al bancone, no, col grembiule d'ordinanza, insomma volevo farvelo vedere perché c'è anche Giorgia Meloni ovviamente lì con una giacca bianca, insomma vedete la creatività come funziona a 360 gradi, ovviamente qui declinata in salsa italiana per la campagna elettorale. Questo quadro peraltro si intitola In ottambuli, credo che i leader dei partiti siano nottambuli ma anche molto diurni, perché la campagna elettorale è molto faticosa. Bersani. C'è Bersani. C'è Bersani, sì. Vedendolo da vicino c'è Salvini che addenta, sì, ecco anche lì, no? Cioè, la scelta non è casuale, addenta un sandwich, credo, ma insomma va bene. Questo per sorridere un po', complimenti a Fonderie Creative. Gira molto sulla rete ed è molto piaciuto. Mollicone, io però una cosa che le voglio chiedere, poi lei risponda come vuole a quello che ha detto Zan, ma questa proposta di presidenzialismo, sono temi ostici, complicati, molto di là da venire, bisogna ancora votare il 25 settembre, ma in tre parole, uno che non mastica questi argomenti o non sa di che si tratta, che cosa avete in mente, che cos'è il presidenzialismo che proponete? Intanto rispondo a Zan e a Letta, che ha chiuso nettamente, sì, all'ipotesi di presidenzialismo proposta da Giorgia Meloni, mentre tutte le altre forze politiche hanno condiviso questo approccio, con queste parole: modifiche la parte seconda della Costituzione per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica con successiva elezione dei membri delle Camere, nonché uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, presentata il 23 marzo 2018 da chi? Dal deputato Ceccanti del Partito Democratico. Costituzionalista. Quindi però smentisco la contrarietà di Letta e quindi anche del senatore Zan rispetto a questa ipotesi con illustre collega deputato, io non sono. Sì, illustre sì, giusto, deputato. Sì. Illustre costituzionalista del Partito Democratico, sì, persona peraltro molto affabile e simpatica, che come prima proposta di legge appena entrata, quindi un'urgenza, è stata quella nel 2018 di presentare esattamente l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Questo dimostra che cosa? Dimostra che anche il Partito Democratico era a favore, ma solo per demagogia e ideologia, diciamo, gestione della campagna elettorale. No, aggiungo una piccola cosa.
perché siamo, come giustamente sottolineava il professor Orsini, in campagna elettorale, però non dobbiamo dimenticarcelo. Ma io penso che qualsiasi forza politica e qualsiasi politico perda credibilità se gli si legge che la stessa proposta è stata fatta da un costituzionalista, non da un qualsiasi deputato del suo stesso partito. Questo apre, noi siamo contenti di questo, perché apre dopo la campagna elettorale a uno scenario, noi abbiamo già annunciato l'intenzione, nel caso dovessimo governare, di fare una bicamerale, che vuol dire rassicurare tutto il Parlamento, tutto lo scenario politico, perché le riforme si fanno insieme. L'ultima precisazione, c'è due domande per lei. Non è un'ultima che, precisazione, sul 70% è il rischio che noi modificheremo tutto da soli. Cioè a colpi di maggioranza. Sì, bisogna ricordare che questa legge è stata fatta dal Partito Democratico, si chiama Rosatellum. Letta dice questa... che l'ha voluta Renzi dice, guardate che Renzi c'è il governo Gentiloni. Renzi era il presidente del Partito Democratico, quindi io ogni segretario due se ne flash, deve prendere. Due flash, mi deve rispondere con due flash. Ammesso che siate voi vincitori del 25 settembre, in maniera netta parliamo, non, perché sennò diventa tutta un'altra storia, ma la prima preoccupazione è il presidenzialismo, ci sono dei problemi giganteschi? No, ovviamente no, e anche qui devo chiosare il collega Zan, perché dice che il governo Draghi è caduto per colpa del centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Il governo Draghi è caduto per colpa della sinistra, che ha imposto, pensava di poter imporre, invece che preoccuparsi delle bollette, del caro energia, delle imprese che dovevano riprendere, voleva imporre la cannabis e gli scuoli. No, io capisco tutto, certo non possiamo dire che l'ha fatto cadere il Partito Democratico. Adesso abbiamo fatto cadere il Adesso non faccio l'avvocato difensore Zan, che qui noi eravamo l'opposizione, ma la causa... E non lo diciamo noi, ma lo dicono le forze di centrodestra che erano al governo di unità nazionale. La causa della caduta del governo Draghi è l'alterazione dell'agenda politica, per cui il Partito Democratico ha pensato di mettere in fine legislatura due bandiere: lo Ius Scholae, che vuol dire estendere la cittadinanza agli immigrati e in maniera indiretta, e di fatto la liberalizzazione della cannabis. Due bandiere, è un inizio scoppiettante. Posso perché devo coinvolgere anche Toscano. Adesso poi le repliche ci saranno. Quindi noi penseremo subito per rispondere. Penseremo subito al caro energia. Lo faremo già la prossima settimana, quando siamo ancora formalmente opposizione in aula, sostenendo il DL aiuti, anche se lo riteniamo. Vediamo se tra oggi e domani il governo lo porterà alla luce questo nuovo decreto. Con che coraggio? Aspetti un attimo. Ma adesso la faccio replicare. Mi faccia chiedere un'altra cosa, perché a me piace capire e far capire. Ma il presidenzialismo che avete in mente, qual è? Cioè di un presidente della Repubblica eletto dagli italiani, che ha i poteri da premier come in Francia o no? Cioè che cos'è? Sì, un modello simile a quello francese, che possa avere dei poteri ovviamente maggiori di quelli figurativi che ha ora, e che possa rappresentare gli italiani, scelto dagli italiani. Dobbiamo uscire, ormai questo eterno dopoguerra italiano è finito, grazie a Dio, dobbiamo uscire da questa democrazia parlamentare che non garantisce mai... E non garantisce mai esattamente, non si capisce mai chi governa. Vabbè, questo lo fa il Partito Democratico, governa 10 anni senza mai avere vinto un'elezione. Adesso certo gli scambi di accuse saranno diversi nel corso della puntata. Toscano, vi appassiona la discussione presidenzialismo sì, presidenzialismo no? Per niente, ci sembra una discussione lunare in un momento in cui le priorità degli italiani sono evidentemente altre. È un modo per spostare l'attenzione dagli argomenti veri e seri. Registro inoltre che i poteri del Presidente della Repubblica in Italia sono aumentati a dismisura nella Seconda Repubblica. Io rimango affezionato ad un sistema di democrazia parlamentare, però mi rendo conto che qualcosa va fatto, perché insomma dopo le elezioni del 2018 il Presidente della Repubblica è intervenuto in maniera abbastanza decisa, anche per impedire la nomina di alcuni ministri come Savona, che avevano un profilo rispettabile ma venivano ritenuti poco idonei soltanto perché erano protagonisti di una linea politica che era considerata, diciamo, non conforme alle aspettative dell'Europa e di chi guardava l'Italia con apprensione. Per cui io ritengo che questo dibattito sia prematuro, e in ogni caso che non siano questi oggi gli argomenti che interessano gli italiani. Volevo fare una precisazione rispetto al dibattito interessante che facevano prima in studio. Si diceva di chi è la colpa di avere fatto cadere Draghi. Ecco, io penso che vada completamente ribaltata la prospettiva. Cioè, semmai
L'unico merito di quelle forze politiche che hanno fatto cadere Draghi è stato quello di avere un sussulto di dignità alla fine e porre fine a un governo che ha messo in pericolo i diritti fondamentali di milioni di cittadini italiani. Per cui va ribaltata la prospettiva. Bisogna chiedere a queste forze politiche perché hanno sostenuto il governo di un banchiere, insomma, chiaramente più interessato a servire interessi sovranazionali, anziché rispettare il mandato popolare ricevuto nel 2018, quando la maggioranza dei cittadini votò per forze presuntivamente populiste che una volta entrate in Parlamento invece si trasformarono rapidamente in forze iperresponsabili e moderate, cioè servili rispetto ai poteri consolidati. Questo mi sembra, diciamo, sì, il tema più interessante. Voglio adesso, torna professor Orsina, però faccio un passaggio con Zan, dando anche altre due notizie che sono di stamattina, insomma, fresche. Intanto c'è Carlo Calenda, il leader del cosiddetto Terzo Polo, che a proposito delle parole di Letta su Mattarella dice: siamo in fascia protetta, forse sì, sono tutte cazzate, non si caccerà Mattarella e non si cambierà la Costituzione, dice, diciamo, in maniera molto netta e ruvida Carlo Calenda. Salvini, anche Salvini è intervenuto stamattina e dice: non è tempo di parlare di bicamerale, dice, bisognerà coinvolgere tutti, certo un paese federale e presidenziale sarebbe più moderno, ma oggi la politica che chiacchiera di quello che succederà fra due anni è irresponsabile, perché rischiamo di perdere 1 milione di posti di lavoro, dice Salvini. Allora, che voleva sottolineare Zan? Beh, intanto Calenda, quando dice sono tutti stupidaggini, dovrebbe invece sapere che proprio lui, che ha tradito un patto che aveva con il Partito Democratico di andare assieme alle elezioni, sa che questa legge elettorale con i collegi uninominali o vince il centrodestra o vince il centrosinistra. Il Terzo Polo o il Movimento 5 Stelle, che sono forze più piccole, chi vota legittimamente quelle forze, ci mancherebbe, sono in democrazia, però deve sapere che questa legge elettorale aiuta la destra. Per cui, altro che stupidaggini, il Terzo Polo rischia di favorire la destra perché prenderà i collegi uninominali se ovviamente la gente vota Terzo Polo e non vota Partito Democratico, e questo darà al centrodestra quell'enormità di seggi che consentirà loro di modificare la Costituzione senza contrappesi. Ma voi, scusi, Zan, chiederle una cosa, ma voi date già adesso i sondaggi, certo, cioè tutto, non solo la vittoria, sto dicendo il contrario, l'esatto contrario, cioè che questa contesa in queste elezioni è proprio tra le due forze principali, proprio per il sistema della legge elettorale, cioè tra il centro-sinistra e il centro-destra. Sì. Perché noi che diciamo il voto utile, non perché ci appassiona questo termine, ma perché questa legge elettorale rischia, se uno vota un partito più piccolo, di dare i voti e di fare, diciamo, di appoggiare il centro-destra. Su Mattarella, mi permetta, guardi che Mattarella è stato il garante di questa, della nostra Costituzione, ha assunto un atteggiamento super partes che fa del Presidente della Repubblica oggi una figura di grandissima autorevolezza e di grandissima garanzia. E su questo voglio dire agli amici di Fratelli d'Italia che quando Mattarella ha chiamato tutte le forze politiche per un governo di unità nazionale, quando eravamo nell'emergenza pandemica e si è chiesto a Draghi di fare il governo, certo, Fratelli d'Italia è rimasta all'opposizione per ragioni di bottega, perché sapeva che all'opposizione poteva avere qualche consenso elettorale in più anziché stare in un governo dove erano tutti assieme per il bene del paese. Cosa è successo? Che alle amministrative, perché bisogna fare un po' di ricostruzione, il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno perso consensi e hanno deciso, anche qui legittimamente, ma di fronte alle emergenze che stiamo affrontando oggi, hanno deciso di staccare la spina al governo. Hanno sfruttato lo spiraglio che era stato servito a loro sul piatto argento dal Movimento 5 Stelle. Esatto, al governo Draghi, in un momento in cui agli italiani serviva tutto tranne che far cadere il governo. Allora, sì. Perché se oggi tutti denunciano, mi scusi, l'emergenza del caro bollette, dell'aumento dell'inflazione, dell'erosione del potere d'acquisto, con che faccia denunciano questo le forze politiche che hanno fatto cadere il governo Draghi? Fratelli d'Italia, che non l'ha mai appoggiato, e la Lega e 5 Stelle, Forza Italia, che l'hanno fatto cadere. Ci vuole anche un po' di responsabilità. In una legislatura però che si sarebbe conclusa fra pochi mesi. Professor Orsina, sì, ma guardi che pochi mesi, che non sono pochi, perché fino ad aprile, difficilissimi, portavano a termine, ad esempio, tutti i decreti attuativi del PNRR e tutte le questioni ancora sospese, di fronte al fatto che l'Europa sta conducendo una battaglia
contro Putin sulla questione dell'energia, imponendo adesso il cap sul tetto al prezzo, sì, del gas. E l'Italia, senza un governo forte, è esclusa da questo processo. Anzi, non dà una mano all'Europa per risolvere questi problemi, anche forte, sullo scorso votato dagli italiani. Prego, Zanna, avete tutto il tempo. Fatemi chiedere una cosa al professor Orsina. Professor Orsina, quando sente parlare di voto utile, che pensa? Ma sì, penso al fatto che ovviamente le elezioni sono un processo non soltanto identitario, ma che c'è una componente, diciamo, di calcolo nell'elettore. E gli elettori italiani, che sono elettori in realtà abbastanza intelligenti, abbastanza furbi anche, questo tipo di considerazione lo fanno. Naturalmente il voto utile scatta, è un meccanismo, un riflesso che scatta molto più facilmente quando c'è una gara sul filo di lana. Quando invece la gara non è sul filo di lana, naturalmente a quel punto una parte di elettorato può dire anche: vabbè, ma tanto, visto che il mio voto comunque sarebbe inutile, a questo punto voto per il partito che mi sta più a cuore, anche se è un partito che non ha chance di vincere. Per questo Letta sta puntando molto sulla questione dei due terzi, sì, perché sta cercando di restituire un altro significato al tema del voto utile di fronte a una forchetta dei sondaggi che, diciamo, il primo voto utile, ossia quello veramente del conflitto sul filo di lana, della gara sul filo di lana, l'ha un po' tolta dalla... Sì. Dal quadro. Senta, mi dice anche un'altra cosa, perché un'altra delle accuse, no, che parte da Letta è che il terzo polo, Calenda e Renzi, strizzino troppo l'occhio verso la destra. Peraltro stamattina Renzi ha fatto sapere che se governerà la Meloni noi saremo fieramente all'opposizione, dice Renzi. Come la pensa, professor Orsina? La penso che il terzo polo sta diventando sempre più un vero terzo polo. C'è poco da fare, ma lo ricordava anche prima l'onorevole Zanni, insomma, Calenda è un fuoriuscito del Partito Democratico che ha discusso e ragionato di una possibile alleanza col PD a lungo. Renzi addirittura è un ex segretario del Partito Democratico, quindi è evidente che questo è un terzo polo che nasce con delle radici più spostate verso sinistra che spostate verso destra. Però questa campagna elettorale ne sta cambiando il profilo, perché per ragioni probabilmente anche elettorali, ma anche di posizionamento politico, e secondo me con una spinta più da Renzi che da Calenda, perché dei due quello che ha maggiore talento politico secondo me indiscutibilmente Renzi, sì, il terzo polo sta diventando sempre più polemico nei confronti del PD. Cioè la vera campagna elettorale il terzo polo lo sta facendo contro il PD, sì, non lo sta facendo contro la destra, e questo mi pare interessante, perché vuol dire che il terzo polo sta diventando veramente terzo, veramente equidistante fra destra e sinistra, e questo potrebbe aprire degli scenari interessanti nel nuovo Parlamento, nel quale probabilmente la destra avrà un'ampia maggioranza. Io naturalmente auguro di governare stabilmente e solidamente per tutti i 5 anni, però siamo in Italia, quindi sappiamo tutti, diciamo, che il nostro paese è un paese che fatica a far durare schieramenti e governi per 5 anni. Io glielo auguro e l'auguro al paese anche. Però, insomma, tutto poi può succedere, naturalmente. Sì, peraltro proprio stamattina, sempre Enrico Letta, a proposito delle parole del professor Orsina, in un'intervista a Radio Capital ha detto: il voto è sacro, dura 5 anni, se noi vinciamo governiamo, se no andiamo all'opposizione. Però ha fatto una postilla: non saremo la protezione civile, non sarà come nella legislatura precedente con 3 governi diversi per il Movimento 5 Stelle. Stavolta chi vince governa per 5 anni. Allora, detto questo, vado a spromba attente in pubblicità, e poi a proposito del terzo polo vi facciamo vedere. Ieri Calenda è stato a Piombino, no? Dove dovrebbe sorgere appunto la nave rigassificatrice. Ci sono molte polemiche, la contrarietà di gran parte della popolazione, guidata da un sindaco di Fratelli d'Italia, Mollicone lo sa benissimo. Calenda, diciamo, ha sfidato anche i contrari, insomma, molte scintille. Lo vediamo dopo la pubblicità. Ecco.
addirittura ipotizza di portarci nell'esercito. No, no, come no, sì, lei ipotizza di venire a Piombino con l'esercito, di mettere le bandiere italiane contro le bandiere italiane. Non so se si rende conto di quello che dichiara. La gravità che ha detto. Ma lo sa noi dove abitiamo? Io abito a un chilometro da qui, dalla banchina, perché a Livorno è a 20 metri, a 20 chilometri dalla costa. È la, è la sola situazione in cui c'è un rigassificatore dentro un porto. È la sola situazione al mondo in cui volete mettere. Non è così. Il rigassificatore c'è nel porto di Barcellona. Non diciamo ma così. Lei pensa che il porto di Barcellona sia uguale a questo? No, c'è molta ma più gente vicina. Ma l'ha visto lei il porto di Barcellona? Sì, c'è molta più gente vicina. Ma lei sta scherzando? No, non sto scherzando. Ma lei sta scherzando? Lei qui c'è una sola entrata per il porto. Lei ci sono 8.000 imbarcazioni che trafficano questo porto. C'è una sola via di uscita. Abbiamo una sola strada di accesso per Piombino. Non c'è un piano di evacuazione previsto da SNAM. Non ci sono garanzie da parte delle istituzioni. Vogliamo il rispetto della legge Seveso 3, vogliamo il rispetto e la valutazione di impatto ambientale. Allora, finito, dare risposte. Però così è, così è molto così è mo, scusi, le dico una cosa però. Lei ha citato la Costituzione. Sì. Lei è molto antidemocratica così, perché l'ho fatta parlare con grande l'ho ascoltata, adesso posso risponderle? Certo. Tutto sto casino è successo. Fate la valutazione di impatto ambientale. È successo in Puglia. Fate la valutazione di impatto ambientale. Dove è il gasdotto? La verità è che siamo un paese che pensa di poter avere le cose senza fare gli investimenti. Oh, insomma, un bello scontro, no? Indomita questa signora, che immaginiamo, non lo sappiamo, magari a capo di uno dei movimenti cittadini o del movimento cittadino che si oppone alla nave rigassificatrice. Allora, un flash intanto subito con Mollicone, ma il vostro sindaco di Fratelli d'Italia se ne è fatto una ragione, perché mi pare che Giorgia Meloni abbia detto lì va il rigassificatore, o no? Ha detto una cosa diversa. Intanto va rispettato ovviamente la preoccupazione dei residenti di Piombino, che è anche del sindaco di Piombino, che è anche la preoccupazione del presidente del Partito Democratico Giani, e cioè finiva la signora con fate la valutazione d'impatto ambientale. È giusto e legittimo, al di là di chi governerà. Noi pensiamo che il rigassificatore vada fatto perché dobbiamo raggiungere l'autonomia dal gas russo. E se dovessimo essere al governo, faremo subito un tavolo di emergenza su questa questione con il sindaco di Piombino, con il presidente della regione e con i cittadini. Ma i tempi devono essere strettissimi, perché tavolo serve, di crisi. Serviva ieri questo tavolo di crisi, tavolo di crisi, e valutando anche alternative qualora non dovesse essere messo in sicurezza lì nel chiarissimo. Toscano, intanto voi siete anti-Europa, anti-NATO. Su questa questione, per esempio, del rigassificatore di Piombino, come la pensate? Io ho trovato molto sagge le argomentazioni della signora che avete ascoltato prima e che ha messo K.O. Calenda, che insomma non ha fatto in tempo neanche a reagire. Ma anche qui è la premessa che è sbagliata. Prima Mollicone diceva dobbiamo trovare immediatamente la sicurezza energetica per proseguire questa insensata battaglia contro la Russia. Io voglio dire ai cittadini che ci ascoltano che non tutti i partiti presenti in Parlamento sono asserviti rispetto ai desideri della NATO. C'è un partito come Italia Sovrana e Popolare che promette di ripristinare immediatamente rapporti diplomatici buoni con la Russia, mettere fine a questo mondo unipolare, non utilizzare più l'Europa come terreno di scontro ideologico per interessi che non servono né all'Italia e tantomeno all'Ucraina, per cui la soluzione è un'altra, il problema va affrontato alla radice, dobbiamo dire la verità. Persino Papa Francesco spiegò tempo fa che il continuo abbaiare alla porta della Russia ha determinato una situazione di instabilità preoccupante. Da Fratelli d'Italia fino al Partito Democratico sono tutti inginocchiati di fronte
ai poteri atlantisti, bellicisti, quegli stessi che hanno portato il nostro paese in questa condizione di totale insicurezza. Non sono tutti così. C'è un partito, Italia Sovrana e Popolare, che è pronto a contrastare la logica del grande reset, che è una logica che ci vuole vedere in continua difficoltà. Ieri cavalcavano l'emergenza pandemica, domani utilizzeranno l'emergenza energetica, che è il risultato di scelte volute, dolose, non del caso, ma non vi dovete arrendere ad una logica di passiva accettazione di questa situazione folle. Noi di Italia Sovrana e Popolare vi tireremo fuori da questa difficoltà. Posso? No, ovviamente questo legittimamente lei si augura questo, visto che correte, no, a queste elezioni. Però mi permetto sommessamente di chiederle una cosa, proprio a proposito della questione energetica, no? Ma se l'Italia fosse fuori dall'Europa oggi, ma saremmo... rispetto alla questione gas, non lo so, saremmo in grandissima crisi o no? No, ma soprattutto se si chiama Italia Sovrana, no, io penso forse non dovrebbe dipendere dal gas russo. No, scusi, un attimo, Molicone, ha ragione Toscano, l'ho fatta a lei, prego. No, non è così, Pancani. Noi da 30 anni facciamo qui sì processi alle intenzioni, cioè il paese si è sfilacciato da quando è entrato nell'euro, ci siamo impoveriti, il numero delle persone che vivono in condizioni di difficoltà economica è esploso negli ultimi 30 anni, l'euro ha deindustrializzato il nostro paese, però noi continuiamo a mentire dicendo vabbè, ma se non avessimo fatto questa scelta che nei fatti ci ha penalizzato sarebbe andata molto peggio. Io non credo che sia così. L'Europa, questa Europa è un problema, perché è un'Europa che difende soltanto i ceti privilegiati, è un'Europa che impone, ha imposto e continua a imporre politiche di bilancio restrittive che fanno aumentare le disuguaglianze, è un'Europa tecnocratica, oligarchica, senza volto, nemica delle classi subalterne, è un'Europa senza cuore. Noi dobbiamo uscire dall'Europa, sì, non perché vogliamo vivere su un isolotto, no. Noi vogliamo costruire un nuovo modello di Europa fra nazioni sovrane, libere e affratellate. Chiaro, non dopo schiavi vi di tecnocrati, freddi, servi, vabbè, di poteri, come dire, profondi, che sono nemici dei ceti popolari. Chiaro. Vabbè, siete tutti in campagna elettorale. Sì, ho capito, allora, ma non si possono dire. Adesso poi vi faccio replicare. Intanto, ma non eri Paolo... pure tu contro l'Europa, Mollicone. Ti stavo rispondendo. Posso? Sono talmente sovrano che non voglio dipendere dal gas russo, questo ti avrei detto. Allora, dopo poi vi spiego. Meglio. Singolare Paolo, questa tua sovranità. Scusate, Paolo Sottocorona, allora, piove un po', sì, piove molto, perché abbiamo una zona di temporali che prende il nord-est, vedete, centrale, la parte orientale del nord, e poi sta prendendo Umbria, Lazio, con temporali anche forti, quindi precipitazioni abbondanti. Sappiamo che queste servono a metà per quello che riguarda la siccità, perché gran parte dell'acqua corre, non riesce ad essere assorbita, però è un tempo comunque diverso. Vediamo la previsione per la giornata di oggi. Dava delle piogge sulle zone del centro, forse sono anche già state più intense di quanto previsto, i temporali sulle zone di nord-est, poi le zone alpine, ma vedete che al sud, per esempio, arriva ben poco oggi. Domani questa forte instabilità si attenua abbastanza, troviamo piogge deboli al sud, piogge deboli o moderate al centro, non ci dovrebbe essere molto di più. E c'è invece questa zona che prende dalla parte centrale del nord fino alle coste di Veneto, Friuli Venezia Giulia. Vedete, non ha niente a che fare con l'instabilità, quella alpina sulle montagne. Qui siamo in pianura e ci sono ancora temporali. Nella giornata di sabato, attenuazione di questa instabilità anche sulle zone di nord-ovest, sulla pianura padana, però guardate, fra Veneto e Friuli Venezia Giulia ancora una zona di temporali. Questo è un po' tipico della situazione di fine estate, questi temporali abbastanza frequenti che possono dare sicuramente ancora problemi. Al centro e al sud peninsulare, sulle isole nulla, forse qualche debole pioggia, ma più di questo non c'è. Per la serie, complimenti per l'affaccio, la foto che ci manda Christian, siamo a Minori, sulla costiera amalfitana, e quello che vede dal suo terrazzo è questo, beato lui, perché mi pare che non sia male come assolutamente panorama. No, grazie Paolo Sottocorona, subito in pubblicità, poi sentiamo le repliche alle parole di Toscano, sia di Zan che di Mollicone, però vi facciamo vedere al rientro cosa non c'è, mettiamola così, o c'è molto poco, nei programmi dei diversi partiti. Cosa manca, quali argomenti? A tra poco.
parlano, promettono, dicono quanto la gente vuole ascoltare, slogan, frasi fatte, è il disco rotto di ogni campagna elettorale. Stavolta è stata balneare, frettolosa, infilata maldestramente dal destino politicante nelle pieghe di pagine di storia complicata. Vorremmo ci fosse dentro tutto e bene nei programmi, invece sono solo il compitino utile a vincere le elezioni. Una cosa la sappiamo, l'emergenza del virus non è finita, ma i partiti nei loro propositi trascurano il tema e nessuno discute di campagne vaccinali, solo Giorgia Meloni dice basta Green Pass. Nel complesso tutti si affidano a generiche intenzioni di gestione della spesa sanitaria, in un sistema che ha vissuto tagli per 35 miliardi in un decennio, poi stressato e recuperato in extremis. Sarebbe bastato rispondere con un impegno a una domanda nota, come si abbattono i tempi di attesa per una cura, ma nessuno lo ha fatto. Giusto evidenziare però che Calenda sul tema è controcorrente, la sanità è centrale. Medici a parte, si parla comunque poco di professioni. Su un totale di circa 130 pagine di programmi, la parola appare solo una ventina di volte e se è per questo al termine partita IVA va anche peggio, tranne nel caso flat tax. Uno si aspetta allora chiarezza su argomenti come energia, ambiente e scopre che su un totale di 15 punti il centrodestra li mette all'11° e al 12°, sia il nucleare pulito, piantare 1 milione di alberi, ma vaghezza. Anche i 5 Stelle, che hanno fatto delle battaglie ambientali un caposaldo, non scendono nei dettagli. Per il Partito Democratico gli obiettivi devono essere ambiziosi ma realistici. Nei programmi scalzeggiano digitale, sicurezza informatica, innovazione e scuola. Nessuno la considera motore di sviluppo. Visione ungherese di Salvini a parte, è assente il tema della crisi demografica intesa come grave fattore di declino economico. In compenso i partiti hanno affrontato il tema della disabilità e per tante cose che mancano questa c'è e vale. L'impressione è che più si allarga la base elettorale, più si ragiona grandi linee per conciliare anime diverse. Piccolo partito invece è bello, meno vincoli, più coraggio. I programmi, ma chi li legge in fondo? Questi grandi sconosciuti sembrano tesine più che bibbie, teoremi senza mai una copertura finanziaria sostenibile. Sarebbe facile nel mondo perfetto, faccio questo, faccio quello e quel che faccio lo pago così. Ma mai come adesso, tra gas, inflazione e guerra, ci è capitato un mondo che più imperfetto non si può. Professor Orsina, anche per questi motivi che venivano raccontati da Marco Fratini, c'è sempre meno affezione nei confronti della politica? Ma guardi, il dato è un dato strutturale storico che prescinde dai limiti della politica e dei politici. Noi siamo, nel settembre del 2022. Alzi la mano, chissà che cosa sarà il mondo. Non dico nel settembre del 2024, ma anche nel settembre del 2023. Noi veniamo da una fase storica nella quale abbiamo soltanto reagito a delle emergenze che erano o totalmente imprevedibili sostanzialmente come la pandemia, o comunque che non erano state previste dagli analisti più accreditati come il conflitto russo-ucraino. Allora, un povero politico si trova a dover fare un programma, ma lo sa benissimo che poi nel momento in cui comincerà a governare dovrà reagire prevalentemente a delle emergenze e non saprà assolutamente quella roba lì se la può fare, in che modo la può fare, e questo lo sappiamo tutti. Cioè, la crisi della politica è una crisi del tempo, è un passo della trasformazione storica che è così accelerato che nessuno può più prometterci credibilmente di tenerlo sotto controllo. Che fallo nel programma, e chiudo con un'ultima notazione, chiudo soltanto il ragionamento. Prego. Il programma dà una direzione, segna degli interessi, cioè noi sappiamo che il Partito Democratico è favorevole all'espansione dei diritti, sappiamo che Fratelli d'Italia è favorevole alla famiglia, cioè ci dà grosso modo una grande direzione di massima. Però appunto vale per quel che vale, ma non per colpa dei partiti, come ripeto, o non solo per colpa dei partiti. No, la domanda supplementare era, seguendo il suo ragionamento, è perché le democrazie stanno molto soffrendo, cioè ci vorrebbe un tagliando, e quale tagliando? Ma il problema è che non stanno soffrendo le democrazie, sta soffrendo la politica. E poi dopo la politica democratica soffre di più, perché naturalmente le democrazie sono dei regimi più complessi, certo, rispetto ai regimi autocratici,
e in un certo senso queste difficoltà storiche, la crisi della dimensione politica nelle democrazie si riflettono ovviamente di più. La politica che cos'è? La politica è una promessa di governo del tempo, cioè la politica è una promessa di futuro. La politica ha senso quando ti dice: guarda caro, che io ti garantisco che fra 5 anni starei meglio di adesso. Avrai più soldi, avrai una società più sicura, più stabile, più diritti, più opportunità, eccetera, eccetera. Questo controllo del tempo che la politica ha cercato di esercitare nel corso del XX secolo l'ha ormai perso da vari decenni e non riesce più a recuperarlo. E ovviamente la politica democratica soffre più delle altre, fermo restando naturalmente che resta, questo sempre bene ripeterlo, di gran lunga la soluzione più certo, civile e preferibile malgrado tutti i suoi difetti. Moligole, che voleva dire prima che con Toscano c'è stata insomma questa contrapposizione Toscano, sull'Europa? Ho grande rispetto di tutti coloro che soprattutto si presentano alle elezioni. Devo solo, era una battuta sul fatto di un partito che si chiama Italia Sovrana e poi vuole dipendere dal gas russo. Ma al di là di questo, con lui abbiamo fatto grandi battaglie, le rivendico a fianco anche contro la dittatura sanitaria, contro il Green Pass, quindi assolutamente le rivendichiamo tutte. Solo che diciamo che l'Europa si può riformare, come si può riformare e si deve riformare anche la NATO. Io sono stato nella base NATO di Riga, che è interforze europea, e quello è il modello, quindi una NATO europea. Se ci fosse stata un'Europa forte anche militarmente con interforze, non ci dice, sarebbe forse stato... in Ucraina sarebbe stata sì, un'altra perché, storia dice i geopolitici ci insegnano la deterrenza. Allora voglio dire una cosa, così vado da Zan. Posso dire una cosa? Tanto grazie. No, deve essere un flash Toscano, perché poi sì, prego. No, anch'io rispetto Mollicone per le cose che dice, però insomma rimango sulle mie posizioni. Voglio dire una cosa molto rapida, ecco, sul concetto di democrazia. Noi diamo per scontato di essere una democrazia, però ci dimentichiamo quello che è accaduto in questi 2 anni, gente vissata, discriminata, l'imposizione di uno strumento di mafia come il Green Pass. Cioè noi non dobbiamo dimenticare quello che è successo, perché noi abbiamo vissuto in un clima assolutamente folle, con persone che non potevano salire in un autobus, gente che ancora oggi vive dei drammi esistenziali, tutto questo per nulla. Perché se noi diamo per scontato, beh, insomma, che il Covid non è che è stato nulla, presunte, per imporre un modello dittatoriale e di fatto violento, noi entriamo dentro una spirale potenzialmente gravissima, per cui bisogna ritornare su quello che è successo, ragionarci e impedire che capiti in futuro. Il centrodestra ha promosso una commissione d'inchiesta, questo sarà ragione. Sì, allora devo tornare a Zanda, voglio dare però una notizia che è importante non solo per la nostra discussione, ma c'è una guerra, come sapete, in Ucraina. Poco fa ha parlato il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Austin, che presiede una riunione in Germania, a Ramstein, dove c'è questa grande base americana, di tutti i ministri degli esteri, della difesa, pardon, della NATO. Cosa ha detto Austin? Ha detto che con la controffensiva ucraina la guerra è a uno snodo chiave, che bisogna comunque prepararsi ad un sostegno da parte della NATO, ovviamente, di lungo periodo, e che la guerra sta cambiando, e quindi con il cambiamento del conflitto sul terreno sta cambiando anche la missione della NATO, e ha annunciato nuovi aiuti statunitensi all'Ucraina per quasi 700 milioni di dollari. Ecco, tanto per avere il quadro completo. Zan, le volevo chiedere una cosa. Siccome il professor Sina diceva: chi va al governo in questi anni è stato costretto ad affrontare le emergenze, no? Che sono state emergenze gigantesche, lo sono ancora. E faceva riferimento anche un po', in maniera sintetica, però aiuta a capire, per esempio, il suo partito punta molto sui cosiddetti diritti civili, no? E per esempio, riferendosi a Fratelli d'Italia, diceva: Fratelli d'Italia c'ha invece la visione della famiglia tradizionale, mettiamola così. La faccio rispondere rivedendo, brevissimo, l'irruzione a Cagliari, no, nei giorni scorsi, durante un comizio di Giorgia Meloni, l'irruzione sul palco di questo manifestante LGBT. Vediamola. Me la vuoi lasciare? Mi ricordo. Il diritto al matrimonio e il diritto alla donna. Va bene, tu vuoi tante cose, ognuno vuole delle cose. Aspetta, scusami, tu vuoi delle cose, non devi scappare all'estero, tu vuoi delle cose, io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, è la democrazia.
si può non essere d'accordo, io e te non siamo d'accordo, ci rispettiamo non essendo d'accordo. Grazie per essere stato qui. Ciao. Vabbè. Lo so. Va bene, hai già le unioni civili, quindi puoi fare quello che vuoi. Fermi tutti. Puoi fare quello che vuoi. Posso andare avanti? Grazie. Grazie mille. Grazie. Gli facciamo un applauso perché, ragazzi, io rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credo. È una vita che ho il coraggio di difendere quello in cui credo. Ecco, poi si sono scatenati i commenti sulla reazione della Meloni, come ha gestito la situazione, ma questo è tutto un altro discorso. Infatti voglio sentire Zan. La risposta della Meloni è stata hai già le unioni civili, che vuoi di più, no? Come a dire accontentati, perché sei un cittadino di serie B e dunque non puoi pretendere più questo. Di così. Il fatto è che la destra ogni volta che va al potere la prima cosa che fa è quella di smantellare i diritti, e c'è un network delle destre nel mondo. Cioè lei teme che possa avvenire questo? Lo smantellamento dei diritti? Giorgia Meloni ha fatto un patto politico con Orban, sappiamo, Salvini ha detto io sono per la famiglia che vuole Orban, dove Orban dice che le donne praticamente devono studiare di meno e devono tornare ad essere l'angelo del focolare. Ma pensiamo cosa è accaduto negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema americana, maggioranza repubblicana, perché i giudici democratici, visto che sono giudici a vita, sono morti e sono rimasti solo quelli repubblicani, in un secondo hanno fatto tornare indietro gli Stati Uniti di 50 anni cancellando l'aborto. Ma è quello che fa, però, guardate, Fratelli d'Italia nelle Marche, dove governa, e dove il diritto all'aborto di fatto è stato cancellato contro le donne, visto che Giorgia Meloni è una leader donna. Abbiamo già smentito togliendo, la Ferragni. Togliendo tutti i medici obiettori, avete tolto nelle Marche. Ed è impossibile avere la pillola del giorno dopo. Oltre al fatto che sui diritti LGBT, ricordo che Giorgia Meloni in Spagna ha parlato di lobby contro la lobby LGBT, che non esiste evidentemente, perché siamo senza uno straccio di diritti nel nostro paese. Ricordo che l'Italia è ultima in Europa con l'Ungheria per quanto riguarda i diritti civili. E questo è perché la destra ha questa fissa di non di allargare i diritti, che non toglierebbero niente a nessuno l'allargamento dei diritti, ma è quello di comprimerli. E allora voglio dire, siccome la destra è inutile, siccome la era inutile, vi prego, valla a dire ai ragazzi che vengono picchiati per strada se il DDL è inutile, vai a parlare con i genitori dei figli che vengono picchiati, e soprattutto, scusate, togliete quella fiamma dal vostro partito, dal vostro simbolo, se volete togliere quell'ambiguità del vostro passato, togliete la fiamma come ha chiesto la senatrice Liliana Segre. Allora io avevo, scusate, Salvini vuole togliere le sanzioni alla Russia. Ecco, io avevo lasciato questa argomentazione proprio perché sapevo che sarebbe stato incendiario. Peccato che non se ne può discutere mai con toni tranquilli. Insomma, mi aggredisce, io stavo parlando, io non l'ho mai interrotto Mollicone, siccome loro usano questo metodo violento, si chiama par condicio. Io però ti ho lasciato parlare prima, ma non ti ho interrotto. È finito il tempo per tutti, appunto, e voglio era giusto che finisse con un appello a favore del professor Orsina. Scusi, una chiusa le faccio fare rapidissima. Perché c'è sempre anche questa sorta di rivalità, di si fronteggiano diritti sociali e diritti civili, ma come si fa? Ah, ma no, vabbè, lì il problema dei diritti sociali prevalente è che costano, quindi lì c'è un... anche i diritti civili, se fossero fatti bene, costerebbero, potrebbero costare. Comunque lì insomma c'è un... quello che è in corso in realtà è una grande... Da un lato appunto c'è un problema di denari sui diritti sociali e quindi di compatibilità del nostro quadro economico rispetto ai vincoli internazionali. Questo è il grande conflitto della nostra epoca. E poi c'è una ridefinizione di quel che sono i diritti civili, per i quali c'è una parte del paese, una parte politica che ritiene che alcuni non siano diritti e quindi non debbano essere garantiti, sì, e che quindi diciamo hanno una nozione più tradizionale di diritti, e invece un'altra parte che tende questi diritti ad allargarli. Sono le grandi battaglie della nostra epoca, battaglie culturali da un lato,
In realtà battaglie sull'equilibrio fra dimensione nazionale e dimensione internazionale dall'altro, cioè su come uno Stato sta dentro i mercati globali, che è l'altro grande problema della nostra epoca. Chiaro, prima di salutare i nostri ospiti vado da Mirta, pronta per l'area che tira. Ciao Mirta, buongiorno. Eccoci qua, Andrea. Allora, beh, direi che siamo in guerra, questo l'abbiamo capito, una guerra economica, ma è molto violenta. Putin continua a minacciarci giorno dopo giorno, ma non tutti l'hanno capito, perché la politica continua a rimandare. È stato rimandato di una settimana il decreto bollette, il problema dei problemi, quello che tutti aspettano, le famiglie, le imprese. Insomma, mi pare che ancora una volta il dibattito anche di questa campagna elettorale non abbia capito che il vero tema da risolvere oggi è quello. Con noi molti ospiti, Mario Di Stefano, Impegno Civico, Luca So, che è il nuovo partito con Luigi Di Maio, poi c'è Luca Sommi, Ignazio La Russa, Pietro Senaldi, arriva Monio Vadia che ha tutta una sua idea su queste elezioni. Arriva in studio Giuseppe Conte all'indomani da quella frase che ha fatto tanto discutere sulla guerra civile, se viene tolto, se la Meloni toglie il reddito. Parleremo di lui, anche di questo e di molto altro. Nicola Fratoianni, Dario Nardella, Giovanni Donzelli, Vittorio Sgarbi scatenato contro Casini e non solo. E poi naturalmente molte storie, molti collegamenti, perché come sapete il paese reale comincia ad essere davvero in grande, grande difficoltà. Non ce lo dimentichiamo mai, vi aspetto. Grazie, io chiudo, Monlicone proprio me lo deve dire, ma nemmeno in un tweet. Reddito di cittadinanza volete abolire, nel senso va tenuto il sussidio per chi non ce la fa, questo intendete dire. Reddito universale per chi non ce la fa e i 9 miliardi del reddito di cittadinanza sull'abbattimento del vero abbattimento del cuneo fiscale. Ma una parte di quelli serviranno per il sussidio, non è che potete cancellare tutti i 9 miliardi. Di quello, reddito universale per chi non ce la fa. Noi siamo la forza popolare, difendiamo dov'è candidato? Lazio 1-0-1. Dov'è candidato? Compresa Centro Roma. Padova-Rovigo. Padova-Rovigo, quindi città. Resta nel suo territorio. Toscano, dov'è candidato? Milano, Torino, Firenze, Salerno e Roma. Grazie. Volevo dire un'ultima cosa. No, non posso, Toscano, non è che non voglio farla parlare. Non siamo per niente vicini alla certa sinistra fucsia, poi un giorno lo spiegheremo. Va bene, tanto ci sarà modo. E siete con la destra praticamente. Allora, grazie professor Orsina, grazie a Francesco Toscano, grazie Alessandro Zalla, grazie a Federico Mollicone, vi lascio alla reghettira, ci vediamo domani, stesso luogo, stessa ora, grazie.